Ciao, io sono Dennis Ediger e io sono Hans-Jürg Tüller dell'Ufficio Prevenzione Infortuni. Oggi ci alleniamo insieme, ma prima di iniziare guardiamo insieme alcuni punti importanti. Il nostro corpo e la nostra salute sono preziosi. Per questo motivo bisogna fare di tutto per prevenire gli infortuni durante gli allenamenti. È importante usare delle scarpe buone che non scivolano e che offrono sostegno. Inoltre ci sono molte cose piccole a cui non si pensa sempre, come per esempio i gioielli. Prima di ogni allenamento tolgo gli anelli, l'orologio e la catenina e ora siamo pronti per l'allenamento. Un punto fondamentale che spesso si tende a dimenticare è quello di riscaldare i muscoli e prepararsi ai singoli attrezzi prima di ogni seduta di allenamento. La circolazione cardiovascolare e l'apparato motorio dovrebbero essere portati lentamente alla prestazione massima. Oltre a riscaldare il corpo, devi anche prepararti mentalmente all'allenamento. Il warm-up deve comprendere anche esercizi per la stabilità e la concentrazione per gli esercizi in programma. Vogliamo partire veramente pronti. È importante che fai gli esercizi in modo corretto e come previsto dal tuo programma. Non è una buona idea emulare uno sportivo. Forse è un professionista e perciò ad un altro livello. La qualità degli esercizi è la cosa più importante. Non eseguirli troppo velocemente e usa una quantità di pesi che ti permettono di fare 10 ripetizioni. È importante tenere sotto controllo le tue ambizioni. Infatti, devi allenarti per migliorare e non per fare impressione agli altri. Il recupero è fondamentale. Permettiti perciò una pausa tra i singoli esercizi. Anche tra gli allenamenti è importante rigenerarsi bene. Non sempre è opportuno aumentare il numero degli allenamenti. Usa gli attrezzi in modo corretto. Una palestra certificata dispone di attrezzi buoni e mantenuti in intervalli regolari. In caso di dubbi, rivolgiti al personale della palestra. Non farti distrarre e resta concentrato. Allenare la forza è divertente. Occhio perciò a non esagerare o infortunarti. E ricordati, faccio sport, quindi rifletto anche in palestra.